Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella. Buonasera a tutti, io passo subito la parola prima di tutto al sindaco perché ringraziandolo per il patrocinio per questo evento e per la sua presenza naturalmente, poi vi dirò due parole. Prego. Grazie Patrizia, buonasera a tutti, per me è un onore essere qui questa sera, è una sera importante perché ricordiamo persona che ha fatto la storia dell'Italia. Giacomo Matteotti è stato, prima che parlamentare, è stato anche un consigliere comunale in giovanissima età, quindi uno che nella politica ci ha creduto fin dall'inizio, è stato poi eletto in Parlamento ed è stato uno dei pochi che era riuscito, diciamo, che ha contrastato poi il regime che all'epoca si era insediato in Italia, e proprio per questo poi è stato, ha dato la propria vita, no? Come è successo poi successivamente, poi anche per molti altri. Quindi, come ho detto già molte altre volte, la memoria è importantissima, l'ANPI porta avanti questo compito che credo sia fondamentale, una memoria che va trasmessa ai giovani. Stasera purtroppo molti sono San Donnino, però li perdoniamo perché ci sta, avremo altre occasioni magari per trasmettere questo importante messaggio. Grazie ancora a tutti e buon concerto. Allora, giustamente il sindaco ha detto che appunto l'ANPI ha questo compito, che è un compito importantissimo, di fare memoria. E intanto facciamo memoria subito come facciamo per ogni nostro evento, cioè di tutti i caduti della Resistenza e in modo particolare dei 64 caduti per la libertà salsesi, sono ricordati sempre da noi negli eventi, ma anche sui monumenti, sui cippi, che purtroppo le nostre colline sono costellate da questi cippi. Questo è davvero un evento importante, ma abbiamo anche un artista importante, Alessio Lega, che può venire. E nonché Guido Baldoni che lo accompagnerà con la fisarmonica. E è un evento, possiamo definirlo storico, culturale e anche ludico, perché sarà accompagnato appunto dalla musica, ma possiamo dire che Alessio è veramente una fonte incredibile di storia, è anche uno storico della storia del Novecento e penso oltre, perché io è poco che lo conosco, ma ne sono molto molto onorata e quindi lo ringrazio per essere tornato, perché è stato qui da noi il 12 di aprile, che è la giornata della liberazione di Sasso Maggiore, e quindi e spero anche che torni anche con Guido. E adesso stasera li ascoltiamo e diciamo che è solo una cosa, ma poi ne parlerà lui. Alessio si definisce un cantastorie, vero o no? Però un cantastorie di un certo livello, direi. E comunque lascio la parola e la musica a loro. Grazie per essere qua. Grazie. Allora, prima ancora una sola cosa, prima di iniziare lo spettacolo vero e proprio, che è uno spettacolo, come si usa dire oggi, di
teatro canzone, ovvero che usa la canzone come elemento per tentare di fare storia, ma soprattutto storie al plurale. La storia è un fatto da storici, io nel mio piccolo sono semmai un raccoglitore di storie, però credo che oggi che la storia, dalla storia ci sentiamo un po' traditi, un po' lasciati da parte. E poi la storia spesso è una storia di guerre, di sopraffazioni, è una roba con cui è difficile confrontarsi. Io penso che oggi, per sentirci comunità davvero, bisogna ripescare le storie. Le storie magari individuali. La gente ha smesso di fidarsi della storia, perché dalla storia è troppo spesso stata calpestata, ignorata, lasciata da parte. Soprattutto nelle comunità che non sono le comunità da cui si dice passa la storia, sono le comunità lasciate un po' in disparte. Io vivo a Milano, ma di origine sono del sud, sono di Lecce. E quella era un'altra comunità lasciata da parte, sostanzialmente. Ecco, invece possiamo ritrovare questo senso collettivo quando andiamo a ripescare le storie, le singole storie, e ci ritroviamo i risvolti invece che poi fanno la storia collettiva. Credo che di questo mestiere si siano occupati poco gli storici, almeno fino a un certo punto. Gli storici si sono sempre occupati della storia fatta di guerre, di trattati di pace, di quelle cose che vengono firmate dai grandi generali, Armando Diaz che firma, no? O Badoglio che dice, che fa l'armistizio, ma poi della vita dei singoli soldati che si trovano traditi senza più sapere esattamente cosa fare, devono scegliere loro cosa fare, ecco, questo è un discorso diverso. Matteotti è stato un rappresentante politico che cominciava dal basso, che credeva molto nelle possibilità dei luoghi piccoli, che era nato in un luogo piccolo e che ha fatto anche il parlamentare, ma che si è trovato per la sua pulizia mentale, per il suo bisogno di dire un sì o un no, anche quando dire un sì o un no ti costa la vita, proiettato in una grande storia. Ma questa grande storia tiene conto solo della sua morte e del delitto. Noi non pensiamo che questo delitto sia stata una vicenda, quest'unica frammento di Matteotti nella storia lo rappresenti. Noi pensiamo che sia molto più rappresentato dalla sua vita che dalla sua morte. E per questo volevamo provare oggi a raccontarvi. Gli storici vi hanno raccontato la morte, il delitto, se va bene l'ultimo discorso fatto da Matteotti. Noi oggi vogliamo raccontarvi la sua vita. Una folla cammina per sorridere al mare, un confuso vociar, il piroscafo è là. Tornan via gli emigranti della patria sognanti, dopo il crudo lavoro con un gruzzo odor ed il cuore d'ansietà. Al crin d'argento laggiù, spose, bimbi cari tesor, sembra che così dica il mio cuor, se ci assiste il Signor, la voi torniamo. Questa è una canzone che risuona, è già vecchia quando risuona, io me la immagino a metà degli anni 30, su una passerella di una grande nave che magari viene dall'Argentina o da New York, una nave che magari riporta qualche migrante. Ne sono partiti molti, moltissimi, dal 1870 in giù, proprio, guarda, proprio dopo l'unificazione dell'Italia, cominciano a partire terroni, no, mica solo, dal Veneto ne partono a carrettate, dalla Liguria, metà dell'Argentina hanno i liguri, vanno via, e qualcuno va via anche per ragioni politiche, perché non può vivere, poi politiche non sembrano un grande nome, sono contadini, sono gente che rivendica piccole cose, ma non possono più vivere del loro mestiere
di giornalieri, di braccianti, non possono più vivere, vengono travolti, per dire, i mezzadri, e quindi vanno via. Qualcuno di questi è andato via a un certo punto perché non gli piaceva la forma di governo che stava prendendo l'Italia. Gli era piaciuta un'altra cosa, avevano provato a cambiarla l'Italia e per molti versi c'erano riusciti. Di questa cosa noi vi parleremo a lungo. E Matteotti era stato un po' un protagonista, ma su questa nave che nel 1935 riporta magari un migrante che era andato via 10 anni prima, che ritorna, e quindi si canta come tutti i migranti, che, no, che quando tornano vogliono ritrovare esattamente le cose come le hanno lasciate, ma le cose magari sono cambiate. E nel 1935 l'Italia è molto diversa da quella di 10 anni prima. Nel 1935 non ci sono più lotte, non c'è più speranze, i lavoratori non hanno più diritto di unirsi, nessuno ha diritto di dire una parola. Ma non è solo questo, il grigiore stesso, la gente non ha il diritto di portare i capelli come vuole lui, di vestirsi con i colori con cui vuole, non ha diritto di festeggiare un giorno che da tanti anni rappresentava i lavoratori. Il primo di maggio è proibito, per dirne una. Addirittura si dice che qui nelle campagne, siccome usasse festeggiare il primo di maggio con i cappelletti, ci sono bande di fascisti che vanno in giro a bruciare i cappelletti. I cappelletti sono diventati un nemico perché rappresentano la festa del primo maggio. Ecco, tutto questo pensa il nostro migrante che sta tornando e si canticchia fra i denti una parodia di questa canzone che era stata lanciata nel 23, che si chiamava Il foxtrot della nostalgia. E lui si canta... Sulla sponda argentina Mussolini cammina, Matteotti de Dre, quel che tira il gilet, assassin che te sei. Mussolini si volta con la faccia stravolta e comincia a usare eia eia la la, ma nessun mi dà tra lame di Americo Dumi può essere pericolose, ma ce n'è persino di peggio. Matteotti, Matteotti, questa suona come proprio l'inno fascista, giovinezza, giovinezza. Matteotti, Matteotti, salve popolo di re. Matteotti, Matteotti, grande martire d'Italia, Mussolini cambia l'aria, lo faremo fucilare, Mussolini traditore, che l'Italia fa terrore, Matteotti uomo d'onore, lo faremo incoronare, Matteotti uomo d'onore, che a tutto tutto voleva rimediare. Cos'è questo nome proibito, Matteotti? Non lo si può nemmeno dire, già solo avere un suo ritratto, qualcuno ce l'ha nascosto fra le pagine. C'è un bel libro di Sciascia che parla di un giudice giusto che vuole provare ad essere giusto anche durante il fascismo, e fra le sue pagine nasconde un ritratto di Matteotti come il simbolo di qualcosa di giusto. Ma è proibito fare questo nome. Allora penso, da dove può ripartire un antifascista che nel 1935 vede il fascismo al suo trionfo e sembra che nessuno voglia abbatterlo in quel momento? I pochi che ancora hanno una speranza di rivolta però prenderanno la strada della Spagna di lì a pochi anni, e lì faranno le prove generali della resistenza. Ma nel 1935, per dire, nel 1936, nel 1937, un antifascista che lavora, che ha magari una famiglia da mantenere, quindi non può andare a fare la resistenza e la rivoluzione da un'altra parte, che deve in qualche modo mantenere perché ha anche degli impegni reali, figlie, come può iniziare una forma di resistenza? Allora io ho immaginato che, non potendo fare quel nome, però c'ha una risorsa per ricominciare dalla memoria, e decide di chiamare un figlio che gli nasce Giacomo.
braccio si fa dei Pirenei, strada fra fango e roccia per arrivare a noi. Mi prende al collo e blocca, mi fa star zitto e duole, mi prende a calci in bocca nel quarto del dolore. E non c'è sogno che si spinga nella danza, non c'è risveglio dall'incubo di tutta attorno, non c'è ragione, non c'è follia o coraggio, e non c'è viaggio che spinga il viso oltre l'oltraggio. Questo Natale a casa si giocherà tre sette per far morire qualcosa l'inverno 37, e la miseria è un orlo dal bavero sfuggito, tu scivoli e nel farlo ti aggrappi all'impiantito. Così di niente in niente si va per accrescenza, si smette di essere uomini, si avanza nell'assenza, si smette l'aria, si smettono gli abiti usati, lo strazio della libertà, gli stracci accumulati. Giacomo lì che viene, che si chiama se come, Giacomo mi sta bene, Giacomo è un bel nome. Così io quando chiamerò mio figlio a voce alta, ricorderò che c'era, che ci sarà ogni volta, qualcuno che con gli occhi fissi nel buio triste, guarda la morte in faccia, la guarda e le resiste. Io Giacomo in queste notti, di questi anni matti, coi sogni interrotti, nasconderò il nome di chi vive e muore, di amore della vita, di morte dell'amore. Piazza Montecitorio, là c'è una salita, presero Matteotti e ci lasciò la vita. Efficace. Poi questa canzone ha cambiato, questa strofetta ha cambiato vari nomi, perché ognuno ci metteva un po' quello che gli piaceva a lui. A un certo punto era diventato Turati, per altri era Malatesta, per altri era Costa, per altri diventerà Togliatti. Insomma, questa cambia ovviamente nome, come cambiano i leader della sinistra italiana. Sì, insomma, i dottori si cambiano, se ogni volta si pensa di trovare quello giusto, poi io penso insomma quello giusto è il popolo. Comunque, queste strofette nascono proprio nella zona di Matteotti, il Polesine. Il Polesine, la provincia di Rovigo, è, credo di poterlo dire senza offesa, è uno dei luoghi più sfigati d'Italia dal punto di vista proprio immerso lì, vicino all'estuario del Po, terra piena di zanzare, terra che appena piove un po' di più si allaga completamente, qualcosa ne sapete anche invece più nella bassa di queste parti, insomma. Ha forse più che col Veneto, ha qualcosa di più simile alla zona del Ferrarese con cui resta, alla zona del Ravennate, quelle zone lì della bassa, zone molto operose, di lavoro durissimo, di mezzadria, di fatica, è lì che nasce. Nel 1888 Giacomo Matteotti, il suo arcinemico, il suo assassino diremmo, ma
anche l'uomo che in qualche maniera Matteotti pur da morto sconfiggerà, perché gli ideali di Matteotti sono qui vivi e in qualche misura hanno trionfato, almeno per il momento. Il trionfo non è mai definitivo, se no non saremmo qui, no? Con l'ampio, ovviamente, bisogna sempre vegliare. Ecco, però Matteotti appunto nasce nel 1885, il suo arcinemico Mussolini è nato nel 1883, quindi diciamo ci sono solo 2 anni che li separano, sono sostanzialmente della stessa generazione e nascono tutti e due in un contesto contadino, in un contesto che in generale è povero, però Matteotti invece è figlio di una famiglia benestante, non miliardario, come diranno insultandolo proprio i fascisti o gli agrari che lo chiamavano il bolscevico milionario. Non era milionario e non era nemmeno bolscevico, era un socialista riformista, anzi non aveva particolare simpatia per la rivoluzione d'ottobre. Era. Però nasce in questo contesto che conosce bene, il contesto contadino del Polesine. È lì che vedrà, è un contesto particolare. Dicevamo l'Italia le malade, Sartori del Dottore, il primo processo a gruppi organizzati di contadini attorno alle casse di mutuo soccorso, primi scioperi, si sviluppa proprio lì, intorno al 1880, qualche anno prima della nascita di Matteotti, e prende nome la boie, che vuol dire sta bollendo, sta per saltare il tappo. Il processo alla boia sarà celebrato nel tribunale di Venezia, perché è il tribunale competente per ciò che succede a Rovigo, perché appunto, come sapete, Rovigo è parte del Veneto. E sta è proprio il primo, il secondo movimento che ci sarà di lavoratori organizzati invece avverrà giù in Sicilia e prenderà il nome di fasci siciliani. Sono le prime organizzazioni vere dei lavoratori. I fasci siciliani sono affascinanti, sono centinaia, più di 200, pensate, nella Sicilia, in questa terra lontana da tutti, e ammettono tutti i tipi di lavoratori, sono intercategoriali, diremmo noi, federali, e avranno dentro operai, avranno dentro artigiani, avranno dentro contadini, minatori, ricordate i minatori descritti da Verga, no? Ciaula vede la luna, no? Il minatore bambino nelle miniere, nelle zolfare che vede la luna, hanno una sola regola i fasci, si può iscrivere qualsiasi lavoratore di qualsiasi categoria con l'unica proibizione che non deve avere un lavoratore sotto di lui. È importante questo, non puoi essere padrone di nessuno. Questa è una cosa importante. I fasci saranno repressi in maniera violentissima, perché ovviamente non è che queste forme soddisfino i padroni. Contro i fasci siciliani. Oh, poi ogni volta che dico fasci no, mi viene un attimo di angoscia nello stesso tempo, però penso anche, oh ma quegli altri non hanno mai inventato niente. Mai un nome. Ordine Nuovo era il giornale di Gramsci. Fronte della Gioventù era l'organizzazione giovanile comunista. I fasci, addirittura il nome che dà al fascismo, no? Il nome per sempre, un nome che non possiamo più usare, c'erano prima i fasci siciliani, che erano un'organizzazione di lavoratori. Proprio mai avuto un'idea in vita loro, quegli altri. Hanno sempre rubato tutto. Vabbè, questa è un'altra cosa che bisognerebbe riappropriare. Voi sapete, questa cosa qui per me è molto forte, perché io mi chiamo Lega di cognome, quindi insomma è una cosa che mi preme questo discorso sui nomi rubati. Vabbè, e dicevamo, contro i fasci il governo dichiara guerra. Ma non è uno scherzo, non è come dire il governo, cioè ovvero il re, i Savoia, firmano lo stato d'assedio. 3 volte viene firmato lo stato d'assedio durante il regno dei Savoia. Lo stato d'assedio che vuol dire? Vuol dire dichiarare guerra al proprio popolo, vuol dire che in quel luogo il potere non è più delle autorità civili, sindaco, rispetto, non esiste più, esiste il primo generale della guarnigione, viene firmato 3 volte dal re, 3 volte dichiara guerra al proprio popolo, contro i fasci siciliani. Poche settimane dopo, contro i lavoratori che in solidarietà con i fasci siciliani, senza mai aver visto quelle zone, si sono rivoltati in Lunigiana, cioè Carrara, quelle zone lì, e Ortonovo, i cavatori, in solidarietà con i minatori siciliani,
E lì anche la guarnigione del generale Wesk fa morti e manda... Ah, e poi vuol dire che anche i tribunali sono quelli militari. Quindi pensate, se vieni preso e vieni condannato da un tribunale militare, con un militare che ti giudica e con un altro militare che fa l'avvocato, teoricamente. Pensate un po' quanto sono... Per quella roba lì viene condannato, per esempio, un anarchico, perché all'epoca il primo socialismo in Italia, voi sapete, è anarchico. E anche il primo parlamentare socialista, trasgredendo una regola anarchica che è quella di non presentarsi mai alle elezioni, è però uno che ha nel cuore l'insegnamento di Bakunin. Era il suo allievo preferito e si chiamava Andrea Costa ed era di Imola ed è stato il primo organizzatore del primo moto insurrezionale nelle Romagne e a Bologna nel 1874, l'ultima volta che Bakunin è passato dalle nostre parti, quest'uomo gigantesco. Poi le cose erano andate malissimo, lui era dovuto fuggire travestito da prete, pensate l'ironia della sorte, tanto che Bakunin, che era un uomo gigantesco, alto 2 metri, largo 2 metri e profondo 2 metri, praticamente un cubo enorme, gli portano una carrozza e lui, vestito da prete, si nasconde. 4 minuti prima sta per suicidarsi perché è troppo triste che è andato male. 4 minuti dopo si incastra nella carrozza e la carrozza parte con Bakunin mezzo sospeso, che a quel punto scoppia a ridere e semina questa risata, no? Che li seppellirà, come dice il grande motto anarchico, e va via. Ecco, è in quel contesto lì che nasce il primo socialismo. E nasce insurrezionale. Costa non smetterà mai di essere un socialista dell'anima, del cuore, uno che si trova bene con i contadini, che sta bene a cantare, anche se diventa addirittura il primo presidente delle Camere socialista in Italia. È una bella figura che andrebbe riscoperta, perché li abbiamo abbandonato sia noi anarchici, che lo consideriamo un po' un traditore perché insomma si presentava alle elezioni, ma anche i socialisti non gli stava simpatico, perché i socialisti poi erano diventati quelli diturati, tutti per bene, più liberali, quelli riformisti di Milano, insomma, più in scocchi e maniglie, mentre Andrea Costa era uno di pancia, di cuore, e quindi vabbè, è restato un vecchio anarchico, dicevano così. Invece andrebbe recuperata come figura del socialismo umanitario, che rappresenta molto questo luogo dove cresce. La terza volta che lo Stato italiano dichiara guerra al proprio popolo avviene a Milano, 1898. La gente protesta perché non ha più il pane, non ha niente per mangiare, gli viene tassata anche la pagnotta che si porta sul lavoro se viene trovata per strada. Il popolo ha fame, tanta fame che comincia a occupare le fabbriche. Ed è allora che il generale, cioè che il re Umberto passa il comando al generale Bava Beccaris, che fa il militare e quindi cannoneggia e mitraglia la folla. Alle urla strazianti e dolenti di una folla che bando mandava, il feroce monarchico col piombo sfamò. Sera per i figli gettati in
Andrea per gli uccisi dal piombo fatale. Matteotti dice di aver avuto il primo istinto di adesione al socialismo proprio sentendo dei fatti che arrivavano da Milano. Quindi siamo nel maggio 1898, Matteotti ha 12 anni, 13 anni, però ha due fratelli, nonostante, allora abbiamo detto, una famiglia benestante, benestante ma che conosce il lavoro. I suoi nonni erano calderai, cioè artigiani che costruivano le pentole, e avevano fatto un po' di soldi, si erano comprati qualche terra, erano proprietari di alcune terre, avevano gente che lavorava per loro. Ma fra di loro subito si insinua il seme del socialismo. Due fratelli maggiori di Matteotti sono entrambi socialisti, muoiono pressoché ventenni entrambi. E Matteotti piccolo, che vede morire questi due fratelli che adora, di tubercolosi, del male diffuso soprattutto nelle zone malariche appunto in cui abitavano, sente su di sé l'importanza di questa eredità, sente di dover occupare il loro posto, diventa socialista, diventa un socialista, come dicevamo, riformista, un amministratore, lui l'accara. Nasce pure in un luogo dove veramente il socialismo è un esperimento sociale, potremmo dire, riuscito. Sono appunto quelle zone fra Ferrara che si riempiono fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento di camere del lavoro, di case del popolo, di luoghi dove la gente costruisce una nuova armonia, nuovi canti, nuovo modo di stare insieme, nuove danze, il famoso liscio appunto, che in realtà cominciano a suonare soprattutto nella zona di Modena. Poi il grande violinista Brighi, che sarà addirittura il maestro di secondo Casadei, okay, Brighi importa, avendo suonato in Austria, i ritmi della polca, della mazurka, e li unisce al valzer che già si suonava. Quindi persino Brighi era un super socialista, amico di Andrea Costa, andava a suonare gratuitamente in tutte le feste socialiste. Quindi proprio c'è un mondo, non è solo lotta per le campagne, è un modo di vivere che costruisce addirittura una città che è interamente socialista, Molinella. Ascoltando ancora delle vecchie canzoni, no, di Mondine, questa bandiera gloriosa e bella, noi l'abbiamo alzata e la portiamo lassù, dal Vercellese a Molinella. E mo passi Vercellese, lo sanno tutti, ci sono le risaie. A Molinella che cos'è? Uno spudo, un paesino piccolissimo, perduto nella provincia di Bologna. E però a Molinella non solo comandavano i socialisti, ma comandavano le donne. Perché erano tutte donne mondine, per l'appunto, Argentina Altobelli, Maria Goia, figure straordinarie. Viva la Maria Goia con il suo bel parlar, ma se l'Italia la si riunisse la faremmo ben tremar. Dice, donne straordinarie, ovviamente non potevano formalmente essere elette, perché le donne non avevano né il diritto di voto, ricordatevelo, nel 46, io non sono appassionato del voto perché sono anarchico, però insomma ricordatevelo di questo diritto conquistato con il sangue dei lavoratori. E all'epoca non avevano diritto né di votare né ovviamente di essere votate. E però non fa niente, in quel paese comandavano le donne, anche se c'era un grande socialista che faceva il sindaco, Giuseppe Masserenti, un'altra bellissima figura dimenticata, però di fatto comandavano le donne lì, non c'era speranza. E in questo ambiente quindi Matteotti capisce che veramente qualcosa si può fare e ci si impegna fortissimamente. Il socialismo, lo abbiamo detto, non è quella cosa truce, taium la testa ai sciur. Sì, è anche quello, è anche facciamo la rivoluzione, è anche cambiamo la storia, ma è anche dimostriamo da subito come possiamo vivere nella gioia e nella diversità. E infatti il giornale socialista più diffuso non è il severissimo, bellissimo Avanti, che comincia le sue pubblicazioni 1892, praticamente insieme alla fondazione del Partito Socialista Italiano, e che pubblica regolarmente, quotidianamente dal 1893. No, però quello, insomma, poche figure, i lavoratori che sono, però, che se leggono con fatica, non lo godono tanto. Il foglio che tutti i socialisti si appendono nelle officine vicino ai campi di lavoro è un altro foglio che viene fatto a Bologna e che poi, vabbè, diventerà famosissimo, che si chiama L'Asino, che è un grande foglio ironico, grottesco, con caricature meravigliose, fondato da due grandissimi umoristi italiani che si chiamavano Podrecca e Galantara. Ma lì Podrecca è un grande scrittore,
umoristico, Galantara è un gigantesco disegnatore, questa vignetta che rappresenta Mussolini seduto sul cadavere di Matteotti è una vignetta di Galantara, ormai anziano, che non sarà perdonata da Mussolini. Mussolini lo ridurrà all'impotenza, sarà impossibile lavorare, dovrà fare il prestanome, dovrà disegnare sotto altri nomi per pubblicare dei raccontini per bambini e insomma sarà mandato al confino. Non farà una bella fine Galantara, il vecchio Galantara. Insieme a lui inizia la sua strada, il più prodigioso, sempre sulle colonne dell'Asino, con i disegni dell'Asino, il più prodigioso disegnatore umoristico che l'Italia forse abbia mai avuto, Giuseppe Scalarini, grandissimo vignettista. Ancora ogni tanto quando c'è la guerra vedete una sua vignetta di una donna appoggiata a un cannone con la chioma riversa, una vignetta bellissima e straziante, quello è Scalarini, uno dei più grandi disegnatori italiani. C'è proprio una cultura che sta nascendo e che si sta rinnovando, e questa cultura è una cultura anche ironica, e molte delle canzoni socialiste sono ironiche, sono improntate al socialismo, ovviamente alla denuncia delle malefatte. Ora ve ne facciamo due attaccate piccoline. Una si chiama Il crack delle banche, è la storia del fallimento fraudolento di una grande banca italiana, anzi della Banca Romana per la precisione. Due note: Roma diventa capitale nel 1870, lo sapete, dopo un breve transito per Firenze la capitale quindi si sposta da Torino a Roma. Quando una città diventa capitale, raddoppia le sue dimensioni, arrivano ministeri, arrivano uffici, arriva gente che ci deve andare, quindi si costruiscono i palazzi. Allora come ora i palazzinari sono corruttori e corrotti, ma per corrompere i politici che ti devono dare i luoghi, gli spazi dove edificare, ti devono dare tutti i permessi, servono soldi, e servono soldi in nero, non censibili. E dove li trovano? Oggi fanno tutti i passaggi attraverso, no, i paradisi fiscali, eccetera, le isole Cayman, queste cose. Allora non si potevano fare queste cose, e che si faceva? Le banche, non c'era la zecca di Stato, le banche stampavano, alcune banche, un numero di banche, stampavano le banconote e avevano con questo diritto di ritirare le banconote vecchie o usurate e di stamparne di nuovo, ovviamente rispettando il numero di matrice, che doveva essere sempre quello. Cosa faceva la Banca Romana e le altre banche per avere dei soldi sotto banco neri, in nero? Ritirava i soldi, che in realtà non erano nemmeno rovinati, poi li avrebbe dovuti distruggere, ma non li distruggeva, li teneva da parte, rimetteva nuovo, così aveva dei fondi neri da diffondere ai politici Crispi, Giolitti, Pellù, fino a lambire persino il re. Quando lo scandalo arriva a lambire il re, ecco che tutto viene messo a tacere e non se ne sa più niente, perché insomma non può. Ce ne resta una bella canzone, come sentite, questa è una storia che poi non c'è più stata, di altri tempi. S'affondano le mani nelle... Ah, io ho bisogno del vostro aiuto. Non è difficile. Dovete imparare a memoria il testo. Dovete imparare a memoria un testo abbastanza. Crack. Quindi io faccio così, voi dite crack. Sì, bene, è venuta bene. Crack. Donna, che mosceria. Crack, una cosa sì. Crack. S'affondano le mani nelle casse, si trovano sacchetti pieni d'oro, e per governare come fare, rubar, sempre rubare. I nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci da tutor. Noi siamo tre celebri commendatori, che per aver rubato ci ha fatto senatore. Noi siamo tre celebri commendatori, che per aver rubato ci ha fatto senatore. E ruba tu che rubo io, ruba tu che rubo io, ruba tu che rubo. Mazzini, Garibaldi e Masaniello erano tutti quanti malfattori, gli onesti sono loro i cuginiello, Pelluccio, Litti, Crispi e Lazzaro. I nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci da tutor. Noi siamo tre, facciamoci re, che se ne casca uno caschiamo tutti e tre. Noi siamo tre, facciamoci re, che se ne casca uno caschiamo tutti e tre. Thank you.
fumano tutto quanto per farci da tutor. Noi siamo tre, facciamoci re, che se ne casca uno caschiamo tutti e tre. Noi siamo tre, facciamoci re, che se ne casca uno caschiamo tutti e tre. Ruba tu che rubo io, se rubi una pagnotta un cascherino, te ne vai dritto in cielo senza onore, se invece rubi qualche milioncino, ti senti nominar commendatore. I nostri governatori sono tutti malfattori, ci rubano tutto quanto per farci un tutor. Noi siamo tre, ladri tutti e tre, che per aver rubato ci ha fatto uccidere il re. Noi siamo tre, ladri tutti e tre, che per aver rubato ci ha fatto uccidere il re. Noi siamo tre, ladri tutti e tre, che per aver rubato ci ha fatto uccidere il re. Ruba tu che rubo io, ruba tu che rubo io, ruba tu che rubo io. Quando muoio io, che fai? Non voglio preti, ma nemmeno il Papa. Non voglio preti e frati né pater nostro. Ma il Papa gli vogliono bene tutti. Non voglio preti e frati né pater nostro. Che tignoso. Ma la bandiera rossa è dei social. E che altro? E la rigira, la rigira, la rigira, la rigira è da sempre ardita. E viva i socialisti e a passo i gesuiti. Hanno arrestato tutti i socialisti, l'arresto fu ordinato dai ministri. E di Monte? No, ti sei confuso. I ministri socialisti? No, e non qui erano i ministri che facevano. No! No! Questa cosa qui. Quelli erano i ministri che facevano arrestare i socialisti, non i ministri socialisti. Ah, no, ecco, quello è successo nel 1993, noi stiamo parlando del 1800. Ho capito. Erano cambiate moltissime. Lapso, sì. Hanno arrestato tutti i socialisti, l'arresto fu ordinato dai ministri, l'arresto fu ordinato dai ministri, e questi erano i veri, veri camorristi. E la rigira, la rigira, la rigira, la rigira che mai la sbaglia, e viva i socialisti, abbasso la sbirra. Leggo un tweet. La Francia ha già scacciato i preti e i frati. Beh, bravo questo Macron, dai. Credo che fosse Robespierre. Ah no, volevo deluderti. Non avevo letto la data. 1700. La Francia ha già scacciato i preti e i frati, le monache, i commenti e i frati. Tu ci vuoi far cacciare le monache, i conventi e di cura, perché erano tutte spie e perciò pagano. E la rigina, la rigina, la rigina, la rigina è la ferita. Che cos'è? Non lo so neanche io. Abbasso tutti i preti. E chi si crede ancora? Ma non ti dimostro che un prete piaceva anche ai socialisti. Ma se Giordano Bruno fosse campato, non esisterebbe più neanche il Papa. Brucia un po'. Non puoi dire brucia un po' su Giordano Bruno, è di cattivo gusto. Non esisterebbe più manco il Papa, e il socialismo avrebbe già trionfato. E la rigina, la rigina, la rigina, la rigina è lassù 21, e viva i socialisti, e viva Giordano Bruno. E quando muoio io, come hai già detto, non voglio preti, e vabbè, quattro bimbe belle alla mia qui madre. Sento odore di mito. Ah,
Hashtag. Ma quattro bimbe belle alla mia baranda. Vabbè. Ci voglio anche il socialista. Ah. E la sua bella. Ah. E la rigilla, gilla, giro. La ruota e la rotella. E viva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. Lanci, 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 sul sì come sul no, e viva Giordano Bruno, Voltaire e anche Rousseau. Lanci, 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 sei casca e poi girarsi, e viva Andrea Costa, ma prima di candidarsi. La gira senza drammi di broccato, e viva Malatesta che non si è candidato. La gira, soldati o disertori, viva Augusto Masetti che spara i superiori. Augusto Masetti, se la terza memoria, è stata una grande battaglia socialista, era un soldato che nel 1912-13, quando ci fu la grande impresa, perché per all'epoca come oggi, per mettere a tacere i grandi scandali finanziari, che si fa? Una bella guerra. Quando ci sono problemi, uno Stato sta perdendo consenso, che un presidente, che le banche falliscono, una guerra e si sistema tutto. Tocca sana. Perché stai zitto, non devi dire più niente, tutto diventa tutto, no, contro la nazione, diventi disfattista qualsiasi cosa. Quindi fai una bella guerra, questo Crispi lo sapeva bene. E quindi comincia a pestare su tutte le guerre coloniali, che se ci pensate sono anche una cosa un pochino contraddittoria. Ma che cazzo, è appena unificato l'Italia una ventina d'anni prima, con l'idea non passa lo straniero, noi dobbiamo essere padroni della nostra terra, noi dobbiamo non è ancora unificato tutta l'Italia, Trento e Trieste stanno sotto l'Austria, quell'altro paese, e subito comincia a rompere le scatole a gente che non ti ha mai toccato, tant'è vero che sta dall'altra parte del Mediterraneo, in Eritrea, in Libia, no, subito parti. Vabbè, ovviamente i socialisti e Matteotti con loro si schierano tutti assolutamente contro, e coniano un Turati stesso, che di Matteotti è un po' il leader, è la figura per lui di riferimento, c'ha un continuo rapporto epistolare con lui, coniano uno slogan che è indiscutibile: né un soldo né un uomo per la guerra. È chiaro, non si dà nulla alla guerra, loro non saranno mai d'accordo. E all'epoca Mussolini, che è ferocemente contro la guerra, Nenni, che non è ancora socialista, è ancora repubblicano, si riuniscono anche ad Ancona, dove inizia nel 14 addirittura, durante sempre manifestazioni pro Augusto Masetti. Augusto Masetti, che era un soldato che doveva essere mandato in guerra, e mentre il generale li stava tutti arringando, questo l'aveva preso sul serio e aveva cominciato da solo, aveva tirato il fucile e aveva sparato al suo superiore direttamente. Però allora a questo punto cosa fai? Lo metto in galera per tentato omicidio, perché non era morto. Lo metto in galera per tentato omicidio, tutto questo. E no, bisognava dimostrare che era pazzo, perché uno solo se era pazzo, non poteva essere una protesta. Masetti era un anarchico che aveva le pubblicazioni antimilitariste, eccetera. Poi anche tutti i socialisti, quando per caso venivano arruolati, l'Eva li mettevano nei reparti punizione, li massacravano di botte. Quindi c'erano molte manifestazioni all'epoca in questo senso qui, che coinvolgevano moltissimo il socialismo. Matteotti è in un luogo dove sa che il più grande nemico del socialismo è proprio la guerra. È proprio la guerra che strappa via, perché lui lo sa, lui è di un luogo dove non ci sono nemmeno gli operai, che vengono a volte salvaguardati, soprattutto se devono fabbricare armi o se devono fabbricare robe indispensabili. Lì ci sono i contadini, e i contadini sono carne da cannone. I contadini hanno famiglie numerose, che cazzo gliene frega, li strappano via e li mandano al fronte. Ma non sanno che i contadini hanno un'unica ricchezza, sono i figli, quelli che lavorano la terra. E quindi per una famiglia contadina perdere un figlio in guerra, oltre al dolore, alla paura, alla tragedia, vuol dire anche fare la fame, oggettivamente, non poter più lavorare i campi. Ecco perché Matteotti sviluppa il senso di assoluta ostilità alla guerra. È questo che si sa poco di Matteotti e che io ho sviluppato. È uno dei più grandi antimilitaristi, dei più feroci
dei più inscalfibili antimilitaristi e lottatori contro la guerra che sia mai esistito. Per cui lui ha levato davanti a questa idea, comincia ad essere amministratore, comincia a lavorare e a diventare rappresentante nelle borse di travai, mi viene da dire, nelle camere del lavoro. Lo diventa soprattutto appunto nella zona di Rovigo e Ferrara, che abbiamo detto sono tutt'uno, sarà eletto deputato nella circoscrizione che unisce Rovigo a Ferrara. Quindi conosce benissimo quella situazione lì. E la grande battaglia che rende Matteotti noto, più noto di tutti gli altri socialisti, che lo fa diventare veramente un leader di livello nazionale, all'epoca è conosciuto, gli agrari lo detestano perché lo considerano un traditore di classe, perché Matteotti, essendo benestante, avendo delle terre, secondo loro dovrebbe essere dalla loro parte, invece no, Matteotti è dalla parte dei contadini, e quindi per lui hanno un odio particolare, perché lo considerano uno che li ha traditi. Ecco che comincia quell'odio, e quelle minacce cominciano molto presto. Ma la vera battaglia che renderà Matteotti un leader di livello nazionale del socialismo è proprio la battaglia contro l'interventismo, perché il 14, con il movimento appunto partito da Ancona e che poi riguarda un po' tutto il nord, che è appunto la Settimana Rossa, sarà un po' l'ultimo momento di espressione prima del grande tracollo, in cui i socialisti cominceranno a litigare fra di loro, sentendosi troppo forti, avendo conquistato troppi terreni, cominceranno, ahimè, questa caratteristica che poi non ha mai più abbandonato la sinistra in ogni luogo, anzi si potrebbe dire che la sinistra ha perso molti dei propri valori, ma il fatto di litigare, anche se sei in due fai tre partiti, su quello non c'è proprio, ma anche fra noi anarchici, tre correnti, due anarchici, insomma, quindi cominceranno a litigare fortemente, e la dialettica è forte fra massimalisti, riformisti, cioè poi diventerà ancora più forte dopo ovviamente la rivoluzione d'ottobre. Matteotti vede come il fumo nell'occhio la guerra e cerca in tutti i modi di evitarla. Già consigliere e sindaco, non a Frattama, in un paese vicino, convoca nel 1914 un consiglio comunale per dichiarare il paese, questo sputo di paese perduto nelle campagne depresse del Rovigotto, paese pacifista e contro la guerra. Il consiglio comunale viene sciolto d'ufficio, Matteotti viene arrestato e processato, condannato in primo grado, in appello. Matteotti era un avvocato, aveva studiato legge, i suoi professori volevano, era anche molto brillante, i suoi professori volevano che restasse in università, ma lui considerava più importante il lavoro di rappresentanza dei lavoratori e dei contadini, quindi rifiuta la carriera universitaria che avrebbe potuto fare e preferisce stare a vegliare sui suoi contadini. E fra le prime cose che fa, appunto, fa dichiarare il paese amministrato da lui contro la guerra. Lo processano, lo condannano. In appello però, per fortuna, si fa assolvere, cosa che gli serve poco, perché lo prendono e lo spediscono per un anno intero in Sicilia, come dire, fuori dalle palle, non devi influire sui tuoi contadini, li dobbiamo mandare al massacro. Matteotti sono fra le lettere più disperate, quelle che scrive, purtroppo ne parliamo poco in questo spettacolo, dovremmo fare uno spettacolo a parte per raccontare il Matteotti intimo, il Matteotti e sua moglie, che era una grandissima figura, Velia Titta, fra l'altro sorella di uno dei più grandi cantanti d'opera che ci sia stato, proprio da queste zone qui dovrebbe essere particolarmente apprezzata la cosa, Titta Ruffo, grandissimo baritono verdiano, forse il più grande baritono verdiano della generazione, di quella generazione lì, che infatti sarà fra quelli che porteranno a spalle la bara di Matteotti, del cognato Matteotti, e poi se ne andrà in Argentina a vivere perché la vita gli si fa difficile, non osano toccarlo perché insieme a Gigli era il più grande cantante al mondo, però insomma, vabbè, d'accordo, e quindi ci sono queste lunghe lettere che lui scrive da questo confino con sua moglie, che sono strazianti, dove lui si sente sempre più isolato. Arriva a dire, lui che è riformista, che è contrario alle soluzioni rivoluzionarie, che è per una conquista del socialismo passo a passo, più che riformista mi piacerebbe chiamarlo gradualista, cioè per un arrivo graduale. Io non sono d'accordo, io sono rivoluzionario, lo premetto, però avercene di riformisti così. Ecco, Matteotti dice a un certo punto, proprio in un'esplosione di sconforto, dice... allora meglio la guerra civile, per guerra civile intende la rivoluzione, allora meglio la guerra civile
che la guerra fra le nazioni, perché nella guerra civile almeno sono proletari che sparano contro i loro nemici di classe, nella guerra fra le nazioni sono proletari che sparano su altri proletari. E come faremo a raccontargli domani dell'internazionalismo socialista, quando avremo combattuto uno contro l'altro e avremo mandato i nostri contadini a sparare su altri contadini? Come gliela racconteremo più? Questa cosa Matteotti la capisce che è il fallimento, ma purtroppo è in un mare ormai. Mussolini, come sappiamo, arrivano i soldi dei francesi e improvvisamente, da essere quello che si stendeva davanti ai treni per non farli partire per il fronte, diventa super interventista. Mentre Matteotti marcisce in Sicilia senza poter muovere un dito, cosa che gli pesa, Mussolini fa finta di arruolarsi e sta per 3 settimane non al fronte a fare delle esercitazioni, si ferisce nello scoppio di una granata leggermente al petto, sarà pubblicizzatissima questa ferita, e poi se ne torna a Milano a scrivere il suo veleno. Matteotti no, Matteotti anche da lì lotta contro la guerra, lotta contro la guerra. 5 febbraio 1915, il fascismo è ancora lontano, sarà 4 anni dopo che verrà fondato. Eppure per la prima volta su un giornale degli agrari del Polesine si pubblica per la prima volta questo titolo: il dottor Matteotti deve scomparire. È una minaccia diretta di morte. Matteotti lo sapeva 10 anni prima la fine che andava a fare, ma è rimasto lì a lottare al suo posto, quindi questo veramente ne fa un uomo, insomma, da ammirare. Bon, la guerra si scatena, ci sono pochi socialisti che si oppongono. Un altro che potrebbe essere come lui è Jean Jaurès, il grande leader socialista francese. Inizia una serie di comizi contro l'interventismo in Francia. Appena finito il primo comizio va a mangiare qualcosa in un bistrò lì vicino, arriva uno da dietro dalla finestra e gli spara in testa. Con la morte di Jaurès finisce, ahimè. Molti socialisti diventano interventisti. Guesde, l'altro grande socialista francese, è favorevole all'interventismo, loro lo ritengono una specie di premessa alla rivoluzione. Se lo vedi dal punto di vista della Russia, ciò sarà anche vero, tutto sommato. Però in Europa è un disastro. I socialdemocratici tedeschi votano unitamente i crediti di guerra. Dimostreranno di che pasta sono fatti nel 19, quando manderanno i loro sgherri ad ammazzare Rosa Luxemburg. E quindi non ci si stupisce troppo che votano. Insomma, Matteotti sente veramente che qualcosa si sta rompendo. Addio padre e madre, addio, che per la guerra mi tocca di partire, ma che fu triste il mio partire, che per l'Italia mi tocca di morir. Quando fui stato sul fronte austriaco, subito l'ordine d'attacco arrivò, si va all'assalto. Per terra rimasi costretto, mentre quel chiodo lo vedo venire. Fermati, oh chiodo, che sto per morire, penso a una moglie che piange per me, ma quel vigliacco sua spada morire mi fe, ma quel vigliacco col cuore crudele, con la sua spada morire mi fe. Siamo maledetti quei giovani studenti che hanno studiato e la guerra hanno voluto, hanno gettato l'Italia nel lutto, per 1000 anni dolore sentirà.
hanno gettato l'Italia nel lutto per mille anni dolore sentirà. La povera bestia doveva andare al mattatoio gridando gioiosi, le bandierine multicolori infisse sul capo e i battimani sollazzevoli della studentaglia in calzoni semicorti. Prepariamoci ormai a veder dilagare la menzogna. Prepariamoci a leggere vittorie sopra vittorie. I socialisti sotto il bavaglio della censura o alla mercé di ogni revolver di sbirro non esisteranno più. Orsù, lavoratori, che fate? Levatevi il cappello, passa la patria e ormai più non ci sono socialisti. Passa la rovina, passa la guerra e voi date ancora la vostra carne martoriata. Sono parole di Matteotti. 650.000 morti, 400.000 invalidi, mezzo milione di feriti, di ferite che non possono guarire, migliaia di traumatizzati dalle bombe, asfissiati del gas che si portano la silicosi, come il mio bisnonno che aveva respirato il gas a Ypres, che si chiama Iprite per l'appunto, perché è stato usato a Ypres e poi viene proibito dalla Convenzione di Ginevra, ma noi lo useremo nelle campagne in Africa, perché quelli non sono uomini, quindi non. E poi tutti i fucilati per dare l'esempio, i decimati perché magari si sparavano a una mano per andarsene via da quell'orrore che era il fronte, mesi e mesi in una trincea, un metro guadagnato al prezzo di moltissimi morti, un metro perso. La prima guerra mondiale è stato un momento terrificante. E il dopoguerra è stato peggio ancora, perché i debiti di guerra hanno assorbito praticamente 2/3 del patrimonio nazionale. È impensabile qualsiasi attività di sostegno alla povera gente, scuole, ospedali, non si costruisce più nulla perché non ci sono più soldi per far nulla. Ed ecco che così arriva, ma questo non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti i paesi, anche quelli vincitori. Così arriva la prima pandemia, un'influenza, la spagnola, e nel 19 fa più morti della guerra. Tutti hanno avuto morti, appunto, anche i miei nonni ricordavano i loro fratellini morti per la spagnola. Non c'è famiglia d'Europa che non abbia avuto un morto per la spagnola. E poi direi l'infezione peggiore, la malattia peggiore, il fascismo. Perché tornano alcuni soldati distrutti dal fronte, altri che sono quelli che dice la canzone, no? Vi sarete un po' stupiti, sia maledetti quei giovani studenti. Noi oggi siamo abituati che gli studenti sono la parte più progressista della società, quelli che protestano oggi, che occupano gli Atenei, viva Dio, contro le guerre, contro i massacri, contro i genocidi. Ma allora non era così. Allora gli studenti erano soprattutto i figli della borghesia, infatti lo dice la studentaglia, erano quelli che poi andranno a fare i fascisti per primi, perché sono quella parte, quella classe in sospensione, diciamo, quelli che hanno perso tutti i loro diritti, che a un certo punto hanno creduto con la guerra di fare le carriere militari e molto spesso non ci sono riusciti, e poi finisce la guerra e perdono quella loro forza, e allora quella loro violenza dove la applicano? E poi sono soprattutto gli agrari, che vedono erodere sempre di più le loro proprietà, sono i mezzadri che facevano i piccoli padroni e pensavano di scampare, che vedono crescere le camere del lavoro, crescere le cooperative contadine, e loro invece impoverirsi, sono costretti a vendere la terra, a volte a emigrare, ma quelli che non emigrano restano lì, qualcuno di loro appunto ha studiato, e sono loro che diventano i fascisti. Perché inizia il fascismo? Perché Mussolini nel 19 decide di fondare i fasci di combattimento. Lo vuole fare nel grande teatro milanese. Lui scrive a Milano, vive a Milano ormai da molto tempo, lo vuole fare in quello che era il grande teatro cittadino milanese dell'epoca, il Dal Verme, è ancora attivo. È un teatro da circa 2.000 posti, pochi giorni prima si rende conto che hanno aderito 150 persone, quindi farebbe una figura di merda con 150 persone in un teatro da 2.000. E allora cambia posto e si fa prestare da un suo sostenitore industriale, guarda caso, ebreo e maglie ne incolse, e si fa prestare uno spazio in una piazzetta che ancora, se passate da Milano e chiedete dove è piazza San Sepolcro, la gente non lo sa, è praticamente un incrocio di tre vie alle spalle della biblioteca ambrosiana, ma è proprio una piazzetta, cioè vi fa capire veramente la
quant'era minuscolo il bacillo, ma quanto poi ha infettato. E però i socialisti, soprattutto i socialisti milanesi, non se ne accorgono. Per il socialismo il dopoguerra è un momento in cui la povera gente tornata dalla guerra ha capito come stanno le cose. È veramente è un momento, le prime elezioni che vedono nessun candidato fascista eletto, infatti dalle successive capirà che dovrà fare delle alleanze, dei listoni per cominciare ad arrivare in Parlamento, ma all'inizio proprio lo ignorano, li prendono in giro sti quattro sgherri assassini, sì, sono pericolosi, sono assassini, sono brutali, vengono, bruciano le camere del lavoro, bruciano le sedi dell'Avanti, ma non sono pericolosi, sono veramente quattro stronzi al servizio. Attenzione, quando si dice che arriva qualcuno dei fascisti più pericolosi, quelli di Casa Pound, di Forza Nuova, e li si ignora dicendo vabbè, ma che cosa sono, noi abbiamo, voglio dire, ecco, attenzione che queste cose cambiano. Sì, li prendono per tutto, ovviamente, no? Loro hanno la canzone Giovinezza, giovinezza, salve popolo d'eroi. Non sono avanzi di galera, sono banditi, sono ladroni, sono la nuova mano nera al servizio dei padroni, con le gesta brigantesche disonorano l'Italia, sono protetti dalla spirraglia e da sicura impunità. Delinquenza, delinquenza, del fascismo sei l'essenza, col delitto, con la violenza, tu oltraggi la civiltà. Matteotti no, Matteotti capisce che invece il problema esiste, lo vede crescere, perché mentre a Milano, a Roma, a Torino, dove è un momento importantissimo, l'occupazione delle fabbriche, la fondazione di Ordine Nuovo, arriva una nuova classe di intellettuali estremisti socialisti che sono veramente dei cervelloni, Gramsci soprattutto, da Napoli c'è Amadeo Bordiga, insomma quelli che fonderanno il Partito Comunista di lì a poco. E questi qui dicono: ma chi sono questi fascisti? Sì, sono gli sgherri al servizio dei padroni, al servizio di Agnelli quando noi occupiamo le fabbriche, ma noi con le guardie rosse li mandiamo rapidamente a quel paese, non c'è questa possibilità. Invece no, invece Matteotti vede crescerli, perché il fascismo non trionfa nelle città, il fascismo trionfa nelle campagne, perché lì c'è una mafia agraria che ha capito subito che i fascisti sono ciò che gli serve, la milizia con cui andare a distruggere le strutture socialiste che nei 30 anni precedenti avevano costruito quell'esperimento di un mondo nuovo ironico. Invece arrivano questi con i teschi dipinti dappertutto, che hanno come motto me ne frego. Che cosa gli vuoi raccontare a uno che dice me ne frego? Guarda che io sto cambiando il mondo, guarda che io lo faccio anche a me ne frego. E ti ammazzano e ti accoltellano. E Matteotti li vede. E crescono proprio, Ferrara è proprio il luogo dell'esperimento, il luogo che aveva più camere del lavoro in assoluto, il luogo che aveva più contadini organizzati. Sì, lo so, a Milano c'era Caldara, c'erano i primi sindaci socialisti, ma era Ferrara il luogo dove c'era veramente l'esperimento, ed è lì che ci sono i padroni agrari più incattiviti. E lì c'è un capo fascista che però non li soddisfa, perché alla fine è un ex anarchico diventato interventista, che però non se la sente di andare a bruciare una camera del lavoro, sono i suoi antichi compagni lì, per quanto incattivito non se la sente. Allora lo cacciano fuori e prendono un giovinastro, uno di questi soldati che si è fatto il gradasso al fronte, si chiama Italo Balbo e diventerà uno dei più famosi caporioni fascisti, tanto da oscurare a un certo punto persino Mussolini, e infatti morirà misteriosamente cadendo col suo aereo in Africa, non si sa bene ancora come, ma insomma probabilmente aveva puntato un po' troppo in alto con questo aereo, il grande trasvolatore, che ricordiamoci riuscì ad arrivare a tutto ma non a Parma, perché a Parma le barricate, no? C'era la famosa scritta Balbo hai trasvolato, ma la Parma non si è riuscita a passarla. Quindi c'era questa cosa qui. Bon. E Balbo però viene reclutato, lui non è nemmeno fascista di origine, è solo uno scavezzacollo assassino che non si fa scrupoli. Però gli agrari dicono vabbè, noi avremmo bisogno di un nuovo capo fascista, e Balbo gli pone la domanda che fa capire ideologicamente qual era la sua formazione. Gli chiede, cosa gli chiede? Ma quanto si guadagna a fare il fascista? Evidentemente la risposta gli deve essere piaciuta, perché diventa il capo fascista, il capo degli sgherri, ed è lui con cui si confronterà direttamente. Mussolini, dopo lo smacco delle elezioni, viene chiamato
per fare un grande discorso a Ferrara. E quando arriva e vede sfilare file e file di gente in camicia nera, non ci crede nemmeno lui, è stupido, dice: ma sono tutti dei nostri? E Italo Balbo, insomma, gli sorride, come dire, guarda un po' che cosa stiamo facendo qui. Intanto sì, ve l'ho detto, c'è stata l'occupazione delle fabbriche, è arrivato a disgregare ulteriormente il Partito Socialista anche l'adesione o meno alla rivoluzione bolscevica. Si discute e si litiga moltissimo nel Partito Socialista. E come sapete, durante il congresso del 1921, del gennaio 1921, una parte sostanziosa, importante, le migliori menti del Partito Socialista se ne vanno dal Teatro Goldoni, dove c'è il congresso, e vanno in un altro teatro a fondare il Partito Comunista d'Italia. E Matteotti ormai è un deputato, è una figura, l'abbiamo detto, di livello nazionale, una delle figure più credibili, uno che sta combattendo una battaglia personale contro il fascismo nascente e gli agrari. Quindi Matteotti viene invitato come deputato della zona di Rovigo e Ferrara a presenziare al congresso, che è un momento importantissimo dove c'è da difendere, poi soprattutto lui è un socialista dalla parte di Turati, che è molto messo in crisi in quel momento lì. Quindi lui prende il treno e arriva a Livorno. Però il primo giorno che arriva gli arriva dei telegrammi da Ferrara. A Ferrara ci sono i fatti del Castello Estense. A Ferrara sono arrivati gli sgherri fascisti a reprimere una manifestazione di socialisti che portavano una bandiera. Una volta tanto, quelli che portavano la bandiera portavano anche delle armi, nonostante Matteotti dicesse sempre state calmi, cercate di non reagire, cercate, e gli sparano e muoiono alcuni fascisti. A questo punto i fascisti impugnano la cosa per mettere a ferro e fuoco la città di Ferrara. Chiamano tutti i loro amici che arrivano da Gorizia, dalle zone dove il fascismo è diventato molto forte, dove c'è stata l'esperienza di Fiume. E quindi arrivano tutti e occupano Ferrara, cacciano il sindaco socialista, occupano e uccidono il segretario della Camera del Lavoro. Insomma, fanno veramente un gran macello. Matteotti viene raggiunto da questo telegramma che dice: resto qui a parlare dell'adesione o meno alla rivoluzione bolscevica, resto qui a parlare se bisogna essere più riformisti o massimalisti, se bisogna espellere questi che se ne vogliono andare. No, Matteotti riprende il treno e se ne torna a Ferrara e rimane lì un anno a presidiare la Camera del Lavoro, che rischia di essere bruciata ogni giorno. Questo è Matteotti, che appunto sarà stato riformista, anzi gli sta pure antipatico Gramsci, però come a Gramsci stava antipatico lui, però appunto torna a fare il suo dovere e lì lo fa davvero. Da quel momento lì il Matteotti, poi sapete, le cose vanno ovviamente sempre peggio. Ottobre del 1922 c'è la marcia su Roma e quindi il re, suo padre per la verità, ma insomma i Savoia, che tre volte hanno dichiarato guerra allo Stato, ai contadini italiani, ai lavoratori, la volta in cui veramente una milizia armata invade Roma e punta sul palazzo del re, è lì che dovrebbe dichiarare lo Stato d'assedio e fargli sparare, ma non lo fa. Li accoglie. Mussolini marcia alla testa delle truppe dei fascisti che stanno facendo la marcia su Roma, Duce, no? Mostrando il petto. Prima, no? Fila. Lui sta lì in prima fila. No. No. Se n'è rimasto a Milano, pronto a saltare se le cose vanno male sul primo treno per la Svizzera. Era proprio un cuor di leone. Era un po' il suo stile questo di scappare travestito, quando maglie ne incolse, per fortuna. Però in quella fase, quando finalmente gli telefona i quadrunviri della marcia, Balbo, eccetera, gli dicono: guarda, qui è andato tutto bene, il re ti riceve, allora prende un treno, arriva dal Reno e vi porto l'Italia di Vittorio Veneto, e il resto è un disastro, lo sapete. Ecco che i fascisti cominciano a fare veramente parte, cominciano a fare pulizia anche fra di loro, anche i fascisti un pochino più timorosi cominciano a essere cacciati, o i fascisti che erano legati a quell'idea della prima parte repubblicana, figurati, il re stesso che gli ha dato, comincia a farli fuori e a fare amicizia con tutti i nobili, comincia a portare a sé i nobili, comincia a stendere anche la mano verso le parti più retrive del clericalismo. Insomma, tutti i grandi nemici del socialismo si coalizzano intorno a Mussolini perché vedono in lui, poi mal gliene incoglierà, ripeto, anche in seguito, perché quelli che non saranno servi del fascismo saranno comunque fatti fuori. Matteotti da quel momento comincia a stendere rigorosamente l'elenco di tutti i delitti del fascismo e fa un libro bianco sul primo anno
di governo. Mussolini è arrivato al potere, spesso lo fanno questi sgherri, no? Dicono, guardate, c'è un malcontento diffuso, se non fosse per noi che li teniamo un po' a freno, gli omicidi sarebbero moltissimi, la gente non ne può più, i socialisti fanno i padroni nelle terre, impediscono alla gente di lavorare, fanno i picchetti, questi li vogliono ammazzare, siamo anzi noi che li teniamo un po' a freno. Ma ora che sono arrivato al potere, ora normalizzerò tutto. Ecco, c'è questo libro bianco che racconta come va mese per mese la normalizzazione. Io vi leggo solo i morti, ma sono riportati anche tutti i feriti e Matteotti personalmente, che parla e stila giorno per giorno questo elenco terribile, questo martirologio. Novembre 1922. Fontanellato. L'operaio socialista Sante Pancolini viene ucciso dai fascisti. Prima di morire ha fatto i nomi dei suoi assassini fascisti che ha riconosciuto perché sono fascisti del luogo. Non vengono mai perseguiti. Gavasseto, Reggio Emilia. Il segretario del Partito Popolare Antonio Denti è ucciso di notte mentre torna a casa in bicicletta. Guastalla, Reggio Emilia. Il popolare Pietro Mariotti è ucciso a Pastorate. Pagani, Calabria. È ucciso dai fascisti Gilberto Evangelisti. Scandiano, Reggio Emilia. Il socialista Umberto Romoli viene ucciso. Sant'Alberto di Ravenna. Fascisti assalgono di notte la casa di Umberto Cortesi. Il padre Giovanni si va fuori per tentare di difenderlo e viene ucciso a bastonata in testa. Spezia, Achille Vallelunghi e Arturo Micheli sono trovati uccisi. Turrita, Carrara. I fascisti uccidono il contadino Giuseppe Fiori. Dicembre 1922. Aversa, uccisi in un'irruzione fascista nel circolo Unione, Mario Diana e Antonio Rosselli. Cagliari, ucciso il sardista Efisio Menis. Cambiago, Milano. I fascisti nel circolo familiare uccidono il socio Gabellini. Cerro Maggiore, Milano. Ucciso il socialista Angelo Della Vedova. Curtarolo, Padova. Uccisi nel circolo operaio il muratore Silvio Todato. Noale, Venezia. Ucciso il militante del Partito Popolare Natale Fiamengo. Salvoro di Padova. Uccisi il socialista Giovanni Caltarossa e suo fratello, che non era socialista ma era suo fratello. Borgo Manero, Novara. Numerosi fascisti arrivano di notte nel paese, sparano contro, invadono e distruggono la cooperativa calzolaia, uccidono Michele Laro e feriscono sua moglie, Santina Moroso. Torino, fra il 17 e il 20 dicembre, i fascisti si scatenano, lanciano una vera e propria carneficina, un povero, uccidono 11 persone accertate, probabilmente di più, ne feriscono 26. Tra quelli che uccidono c'è il sindacalista anarchico Pietro Ferrero, segretario della Camera del Lavoro dei Ferrovieri. Lui si è salvato dal primo assalto, però torna a vedere quali sono i danni, viene riconosciuto da alcuni fascisti che lo prendono, lo legano alla macchina e gli fanno fare 3 volte il giro della Camera del Lavoro e lo uccidono così, trascinandolo. Ancora oggi pochi lo sanno, ma voi se vi capitate a Torino davanti alla stazione di Porta Susa vedrete l'elenco dei fascisti vittime del 17 dicembre 1922. Villa Santerno, Ravenna, assassinato mentre era in casa l'operaio Edoardo Cuffani. Gennaio del 1923, i morti sono 19. Febbraio del 23, i morti sono altri 5. Marzo, i morti sono altri 6. Aprile, altri 5. Fra maggio e luglio del 23, altri 25 morti per mano fascista. Ad agosto del 23 ad Argenta, in provincia di Ferrara, viene bastonato a morte il prete Don Minzoni, che aveva avuto la colpa di presenziare al funerale di uno della sua parrocchia socialista, che aveva avuto funerali laici. Siccome lui si era permesso di andare, i fascisti lo bastonano in testa fino a farlo morire. Matteotti raccoglie, compila, denuncia, è uno stilicidio di documenti ed è il presagio del suo stesso destino. Lo stesso Matteotti ha avuto un presagio diretto, convocato a fare 2 riunioni nella sua zona in Polesi, in 2 diverse camere del lavoro. Arriva nella prima e subito, appena entra lui, entrano una serie di fascisti che vogliono punire il più grande denunciatore del fascismo. E allora gli dicono: ritira tutto quello che hai detto. Matteotti dice: non ho proprio nulla da ritirare, è tutto documentato. Però fermi tutti, non scateniamo una carneficina qui dentro.
ed esce fuori per parlare con i fascisti. I fascisti lo prendono, lo rapiscono, lo portano nella casa del fascio, lo massacrano di botte, gli sputano addosso, gli strappano i vestiti e poi, si dice, lo sodomizzano con una candela. I fascisti dicono di averlo fatto addirittura con un manganello, ma probabilmente ciò non è vero. Ma insomma, siccome sono gente di stile, poi chiamano questo il metodo Matteotti. Voi capite perché Matteotti, dopo una simile esperienza, quando lo riprenderanno per ucciderlo, scalcerà e darà pugni e costringerà i suoi assassini a ucciderlo immediatamente e non in seguito come avevano deciso. Non perché era troppo debole, come hanno detto poi i fascisti, che è morto perché era troppo debole, capisci? Quando gli danno due pugnalate nel cuore, poi hai da essere debole o forte, muori lo stesso, ma perché Matteotti non era disponibile a farsi più, a farsi maltrattare. Bon, lo lasciano sul selciato semimorto, in quell'occasione gli dicono: scappa, vattene via, hai soldi, fatti una vita altrove, porta via la tua famiglia, se tu resti qui muori. Matteotti si rialza, percorre a piedi i 10 chilometri che lo separano da Rovigo, non va a casa sua per non spaventare la moglie e i figli piccoli, va invece da un compagno, si rassetta, si lava, si fa prestare qualche vestito al posto di quelli strappati, si rimette in marcia e va a fare il secondo comizio in un'altra camera del lavoro. Quando arriva, i contadini che lo stanno aspettando dicono: compagno Giacomo, sei un po' in ritardo. E lui dice, sorride e dice: mi hanno trattenuto i marobà. Amico parla un giorno in Parlamento, io ho parlato. Amico parla e ho detto che il fascismo è un'impietà. Mico parla che sta al potere sol perché pagato. Mico parla e a prezzo della nostra libertà. Ma roba e 10 giorni dopo mi ha rapito il marobà, in 5 mi hanno preso e bavagliato. Il marobà e dalla quartarella mi han portato. Il marobà ed un pugnale. In una macchia nera mi han gettato. I mamassà credevano di avermi per viltà. I mamassà tutta la vita mia hanno ammazzato. I mamassà l'idea che era in me non morirà, morirà. Nuove elezioni. Come sapete si svolgono. Elezioni dell'aprile 1924 si svolgono in un clima di assoluta intimidazione. Le elezioni vanno malissimo, ma i socialisti tengono. Soprattutto nelle città tengono, nelle campagne ormai è un disastro, vengono bastonati, i fascisti bastonano la gente, prendono i loro certificati elettorali e poi vanno a votare anche 3-4 volte. Matteotti ha assistito a tutto questo. Matteotti durante la riapertura in Parlamento fa il suo ultimo discorso, non ve lo ripeto, è stato fatto benissimo, ma anche quando è stato rifatto da grandi attori non si può ripetere il coraggio che ha avuto Matteotti di finire quel discorso infinito, quel discorso fortissimo, quel discorso che è l'orgoglio della nostra democrazia e del nostro vivere civile, perché è un discorso che denuncia di fronte direttamente ai fascisti le loro malefatte. Cercano di zittirlo in tutti i modi, urlano in tutte le maniere. Il presidente della Camera Rocco, famoso per il suo codice di penale, che per certi versi è rimasto ancora piuttosto in voga, cerca di zittirlo in tutte le maniere. Matteotti sereno va avanti,
lascia gli insulti, li lascia da parte e continua ad andare. A un certo punto, addirittura, all'epoca c'erano delle poltrone, non c'erano ancora gli scranni inchiodati. Un fascista prende una poltrona e gliela lancia addosso, lui si scansa e ricomincia a parlare come se nulla fosse. E così arriva fino alla fine. Mussolini è furente, decide che bisogna farla finita con Matteotti. Comanda direttamente il suo capo ufficio, che comanda direttamente alla cieca. Si chiamava così, la cieca, cieca col K, al gruppo di assassini, agli sgherri, ai sicari, Albino Volpi, Dumini e tutti gli altri che vanno a prenderlo. Lo vanno a prendere 10 giorni dopo sotto casa sua, mentre... Ah, nel frattempo lui ha fatto anche dei viaggi per cercare i contatti con i compagni che cominciano ad essere fuoriusciti, ad andare fuori, pochi che si salvano. Poteva restare fuori con queste minacce continue che gli arrivano e che gli sono arrivate. A un certo punto Mussolini ha scritto in un editoriale del suo giornale Il Popolo d'Italia che se l'onorevole Matteotti continua a proferire le sue menzogne e un giorno si ritrovasse con la testa rotta, e sottolinea in una parentesi, ma proprio rotta, per dire che non è una metafora, e beh, non si può dolersi che con se stesso. Questo lo scrive Mussolini in persona, quindi, come dire, è chiara qual è la condanna. Lo vanno a prendere, lo rapiscono appena lui è uscito dalla sua casa. Vi faccio una piccola parentesi per dire, di fronte al coraggio di Matteotti, come stiamo messi. Quest'anno, per il centenario del delitto, la casa dove viveva Matteotti esiste ancora, è stata restaurata, eccetera, a Roma. Si è deciso di mettere una targa in memoria a 100 anni di distanza. Gli inquilini della casa si sono lamentati, hanno detto no, è meglio non metterla perché poi magari imbrattano i muri, ci danno fastidio, sapete come sono fatti, noi per carità abbiamo tutta la stima per Matteotti. Questo è il livello di coraggio, quello è andato a denunciare anche di fronte agli assassini, e noi non vogliamo mettere una targa perché magari poi la imbrattano. Questo è come stiamo messi ora, il livello di coraggio del popolo italiano. Vabbè, Matteotti viene preso, lo sapete, viene preso da questo gruppo di sgherri. Non dovete immaginarlo come degli assassini così, insomma, come sicari di quelli. Li dovete immaginare proprio come una bandaccia di quelle dei film di Quentin Tarantino, che non sanno veramente come fare le cose, lo prendono, lo buttano dentro. Siccome Matteotti reagisce, Matteotti era un nuotatore, era un uomo prestante fisicamente, era un uomo di circa 40 anni, non è che era decrepito, per cui reagisce violentemente, e siccome arriva un calcio nelle palle ad Albino Volpi, questo qui tira fuori il pugnale, un momento di rabbia, e lo pugnala. Loro volevano ucciderlo, non è che pensavano di rapirlo e di spaventarlo, però pensavano di ucciderlo fuori Roma, insomma, fuori da sguardi indiscreti. Invece praticamente lo uccidono appena lui entra, perché lui subito comincia a reagire violentemente. E quindi succede esattamente, non so se avete presente, sembra la scena di Pulp Fiction, la macchina si riempie completamente di sangue, la cartella che Matteotti portava con sé, che Mussolini ha ordinato che gli sia consegnata direttamente nelle sue mani, si imbratta completamente di sangue. La macchina è una specie di mattatoio pieno del sangue di questa persona, tutti hanno le mani sporche di sangue, non sanno che fare, vagano per Roma, poi finalmente riescono a uscire in preda al panico, lo buttano in un bosco dalle parti di Riano Flaminio, cioè la quartarella, lo coprono malamente con 3-4 sassi e un po' di terra. Infatti purtroppo gli animali notturni faranno strazio del corpo, che sarà ritrovato parecchi giorni dopo. Ci sono le immagini del ritrovamento del corpo di Matteotti in stato veramente pietoso. Poi con questa macchina, che tentano di pulire ma è veramente troppo imbrattata di sangue, quindi più la puliscono più fanno casino, rientrano improvvisamente a casa e, nel non saper che fare, vanno a casa di un loro amico giornalista, Nello Quilici, grande giornalista, padre fascistissimo, padre di Folco Quilici, il famoso documentarista che faceva i documentari nell'acquario di casa sua. Questa è una cattiveria. Vabbè, e Nello Quilici, poveretto, quando si vede arrivare questi sgherri imbrattati di sangue, dice: che state facendo qui? Andate via, io ospiti. E dice: no, tu sei l'unico che ha, noi siamo al servizio di Mussolini. Allora dice: vabbè, però cercate di fare il più in fretta possibile, di portare via. E il Dumini va personalmente a consegnare la cartella nelle mani del segretario di Mussolini, che la consegna nelle mani di Mussolini. E quindi, quando noi diciamo che Mussolini ha le mani imbrattate del sangue di Matteotti, non è solo una metafora, ha fisicamente toccato e visto il sangue di Matteotti. E noi vi vogliamo lasciare con quest'ultima immagine, un'immagine straordinaria di Velia Titta, della moglie di Matteotti. Qualche giorno dopo, quando lei lo capisce subito, che suo marito uscito non tornerà a casa.
e quindi vuole andare a guardare in faccia l'assassino, vuole vedere se almeno davanti ai suoi occhi non gli dice almeno la verità, per evitare questo strazio, questa agonia lunghissima in cui suo marito non torna, e va a incontrare il capo del governo e gli si para di fronte, e Mussolini è imbarazzato, non sa bene che rispondere, e la moglie di Matteotti, guardandolo in faccia, gli dice almeno potrei riavere il corpo di mio marito. E Mussolini bofonchia e poi gli dice: ma signora, ha il coraggio questo vigliacco, guardandolo in faccia, di dirgli: ma signora, io spero ancora di riportarglielo vivo. Lui lo sa, ha avuto in mano la cartella con il sangue di Mussolini. E allora Vigliatitta capisce che non c'è nulla, nemmeno un atto minimo di pietà da aspettarsi da questo assassino arrivato al governo. E allora gira le spalle e fa per andarsene. Mussolini tenta di trattenerla, in una specie di empito di cattiva coscienza le dice: signora, le offriamo una macchina del governo per arrivare a casa. E allora la moglie di Matteotti si gira e, guardandolo, dice: non credo che qualcuno avrà il coraggio di toccare la vedova di Matteotti. Dobbiamo fare uniti.
dobbiamo vendicare. E mentre lo rapiva, disse a quel vile: ci rivedremo in piazza il 25 aprile. E mentre lo rapiva, disse a quel vile: ci rivedremo in piazza alla festa d'aprile. È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fa vedere meno e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non sono proprio tocchi, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che giunga l'ora, insomma, alla battaglia per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, le prime partigiani e festa d'aprile. Omaggio un germano, alza il braccio destro al saluto romano. Ma se per caso incontra noi altri partigiani, per salutarci alza entrambe le mani. Forza che giunga l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, le prime partigiani e festa d'aprile. Queste settimane miei cari tedeschi, natura dalle nespole persino sui meschi, l'armato di Cesire ci dava loro morti, però noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che giunga l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive partigiani, e festa d'aprile. Giù dei monti, a colpi di fucile, e festa d'aprile.
chiedo perdono ancora, grazie all'Ampi di Sanse Maggiore per averci invitato a fare queste cose in questa bella sala, grazie soprattutto a voi, piccolo, come si diceva un tempo, non consiglio, insomma noi giriamo mezza Italia, portiamo. Noi giriamo per l'Italia portandoci dietro insomma dei dischi, cioè nel senso dei CD che ancora qualcuno compra, non sappiamo poi dove li metta. Qualcuno dice che non esistano più i CD, quando ci vedo dico ma esistono ancora i CD? Faccio solo dischi volanti per l'appunto, però ancora se ne trovano, qualcuno sostiene che li abbiano visti, quindi noi ce li portiamo indietro. Fra questi dischi ce n'è, vabbè, io ci tengo il mio primo disco perché ha compiuto 20 anni, quindi capite quando un figlio comincia ad avere quell'età lì, insomma sei un po' titubante, va per le strade da solo. Ma in particolare c'è un disco recente a cui tengo moltissimo, che è la stampa di un nastro che io stesso ho ritrovato di un concerto fatto dalla grande Giovanna Marini proprio nella mia città nel 1981. È un nastro di una bellezza secondo me straordinaria. Io questo nastro l'avevo fatto ascoltare a Giovanna e insieme avevamo deciso di farne un disco. Mi sarebbe piaciuto che fossimo stati insieme a presentarlo, purtroppo il destino non ha voluto questo, ma vi assicuro che questo inedito è veramente straordinariamente bello e tento di imporlo a chiunque. Se volete vi farete un bel regalo. Insieme a questo trovate anche i libri. I libri la gente ancora ogni tanto se li compra, se li prende, insomma i libri sono un presidio culturale importante perché quando, anch'io uso, no per carità, non è che, però sapete se qualche dittatore che ancora usano parecchio in giro per il mondo, se qualche dittatore a un certo punto vi taglia il gas, vi toglie la luce, di questi qui ce li possiamo fare fritti. Invece un libro, un po' di luce del sole, e non hai bisogno di nessun intermediario, sei tu, sono i tuoi occhi direttamente. Quindi il libro io non lo abbandonerei mai, perché poi è lanciato anche insomma, la sua bella forza. Pesa. E questo è il problema, pesa, è pesante, non nel senso a voi vi alleggerisce, però sai, da portare tutti insieme, vedeste come sono ridotti i nostri trolley dopo il trasporto dei libri. Sfasciati. Sfasciati. Voi sapete che tristezza terribile riportarli esattamente dello stesso peso con cui siamo partiti. Brutto, quindi, insomma, brutto, brutto. Se volete mettere, poi il ragazzo ha appena fatto un figlio, quindi insomma c'è anche tengo una famiglia, una proprio famiglia letteralmente bisognosa da aiutare. Quindi, insomma, se volete passare lì trovate dei meravigliosi libri e potete in questo modo alleggerire noi, ma anche alleggerire voi di un peso sulla coscienza, per questi portafogli che si portano qui, pesano, formano le giacche. Invece voi alleggerite voi stessi, alleggerite noi e mettete in atto questa solidarietà che era un antico principio socialista. E con questo, grazie. Alessio Lega. Alla prossima. Grazie a tutti, grazie a tutti e buona serata ancora. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore.